Buongiorno a tutti, prosegue la nostra analisi delle boss fight di Elden Ring e dopo aver visto come affrontare Morgoth, torniamo un po' indietro e ci addentriamo nella villa Vulcano per combattere con il fastidioso nobile Sacriderma. Questo boss compare diverse volte all'interno del gioco, con il primo incontro che, come detto, è nei pressi di Villa Vulcano, in particolare nel Tempio di Englai. Quest'ultimo fa parte delle strutture sotto la villa, una parte della mappa che potrebbe sfuggirvi se non trovate il muro invisibile che le cela. Andiamo con ordine guardando tutto il percorso da fare. Partendo dalla Grazia all'interno di Villa Vulcano, dirigetevi nel corridoio di fianco al Titanit ed entrate nella prima stanza a destra che all'apparenza sembra normale, ma nasconde un muro invisibile. Una volta superato quest'ultimo, trovate prima una serie di corridoi con tanto di lumache e un simpatico lumiere e poi una nuova area che si erge sopra un lago di magma. Per arrivare al suddetto tempio, dovete dirigervi sui tetti per poi buttarvi di sotto quando vedete il ponte davanti a voi. Attraversatelo e superate la struttura, arrivando alla base del lago di lava. Da qui dovete risalire utilizzando le scale davanti a voi e la gabbia ascensore, arrivando finalmente al tempio. Inoltre, di fianco alla struttura potete sollevare il ponte sommerso dalla lava, che risulta un utile shortcut per arrivare a questa destinazione. Ciò detto, troviamo il nobile Sacriderma altre 3 volte all'interno del gioco. In particolare alle vette dei giganti nella caverna dell'Evoca Spiriti, a Farumazzula dopo la grazia transetto del Tempio del Drago in coppia con l'Apostolo Sacriderma, e a Liurnia dopo la sala studio Cariana sul ponte fortificato di Liurnia per andare alla Torre Divina di Liurnia. Scusate la ripetizione. Bene, dopo aver visto le varie location dove trovare questo nemico, addentriamoci nella boss fight vera e propria. Il nobile Sacriderma è un boss abbastanza fastidioso, soprattutto per alcuni suoi attacchi, ma vediamoli tutti. Innanzitutto il nemico usa la sua spada a barra stocco per attaccarvi, ovvero il tessitore da Sacriderma. Con questa compie soprattutto affondi, spesso ripetuti, aggiungendo qualche volta qualche attacco caricato, qualche colpo orizzontale e anche degli attacchi con la sua coda. Ma queste sono solo alcune delle frecce al suo arco, perché il boss può contare anche sulla terribile fiamma della morte, lanciando sia la sfera oppure colpendovi con un'esplosione. Entrambi i colpi già visti con l'Apostolo Sacriderma. Oltre a questi, il boss usa anche una panciata per respingervi, mentre l'ultimo attacco, che è anche quello più devastante, è quello dove il nemico si gonfia, diventando una vera e propria ruota, provando a schiacciarvi e facendo enormi danni. Ciò detto, vediamo come affrontare questo nemico. La strategia migliore per affrontare il boss è quella di girargli intorno, standogli abbastanza vicino, cercando di schivare o bloccare i suoi affondi, che sono gli attacchi che usa di più. Quando gli state vicino, dovete anche stare attenti alla sua esplosione, che è molto prevedibile, ma comunque sia farà discreti danni, così come la panciata. Per il resto potete anche giostrare i movimenti di Sacriderma utilizzando i pilastri dell'arena, che facilitano anche nelle parate e nelle schivate degli attacchi. Ovviamente il colpo più pericoloso è quello in cui rotola verso di voi, cercando di schiacciarvi. In questo caso cercate di evitarlo sia con le rotolate, ma anche con i vari pilastri che riescono a rallentare il nemico. In caso vogliate parare questo attacco, state attenti perché consuma moltissima stamina, quindi spesso rimanete scoperti. Se avete bisogno di danni bonus, vi consiglio sia la marcescenza scarlatta sia il ghiaccio, perché sono due elementi a cui è molto debole il nobile Sacriderma. Una volta sconfitto il nemico, droppa 50.000 rune, l'arma tessitore da Sacriderma e il miracolo nobile presenza. Benissimo ragazzi, spero che questa guida vi sia stata utile e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Bello per voi!